42 N-E-R-D. Il telefonino. Uno. Tac. Allora, nuova puntata di Nerdplay, caro Rando. Dopo la scorsa puntata in cui abbiamo trattato i giochi arcade dall'85 al 90, questa volta entriamo nei magici anni 90, forse i migliori anni per le sala giochi. Quindi dal 1990, questa sera arriveremo al 1995, quindi arriviamo a metà. Migliori, ma è l'inizio dei peggiori. Sì, poi chiaramente furono i primi anni in cui le console casalinghe andavano forte e quindi le sala giochi, diciamo che il gioco da sala giochi doveva offrire qualcosa di più e quindi arrivano i primi cabinati un po' pesi, simulatori, soprattutto racing, tantissimi che stasera non possiamo giocare perché non renderebbero per niente, però... E il 3D. E poi arriva il 3D, chiaramente, che è una cosa in più rispetto al 16 bit che c'è a casa. Poi dopo chiaramente arriverà anche il Nintendo 64, però comunque i primi anni 90 sono ancora, diciamo, quindi tutti i vari Virtua, quindi Virtua Fighter, eccetera. Stasera comunque parteremo con Street Fighter 2. Abbiamo già visto nella scorsa puntata Street Fighter, questo il 2 è sicuramente il più famoso, il più giocato, alla grandissima proprio. È del 1991. Sì. Gioca per noi e ora Rando. No, Michele, scusa. Michele direttamente. Il campione. Ma dici, perché ti sei appassionato di questo gioco, Michele? Non saprei dirti, mi ha trasportato in questo mondo di violenza, io ragazzino di piccola città, così mi ha aperto il mondo. Sì, perché potevi anche viaggiare poi nel mondo, no? In questo gioco. Viaggiare nel mondo. Siamo. Si vede che eri bravo, eh? Bravissimo. Per anni è rimasto, questo è del 91, ma questo l'abbiamo giocato per tutti gli anni 90 in giro per bar e stabilimenti balneari e piedi insabbiati. Sì. Un grande classico. Beh, andiamo avanti. Ci è piaciuto Street Fighter. Possiamo anche notare come il monitor sia 4 terzi orizzontale, non più 4 terzi verticale, come eravamo abituati negli anni 80. Attenzione, è il primo gioco che ha fatto. No, non credo sia il primo. È il primissimo nella storia, cioè... Però da qui, praticamente dagli anni 90, i giochi erano tutti orizzontali. Ed erano bestemmie perché tra l'altro devi smontare, girare... Sfidiamo chiunque di ricontrarli nei commenti. I cabinati non erano tutti compatibili per i due formati, quindi dovevi fare delle modifiche, tagliare tutto il passepartout. Ecco, avete visto, Michele era il campione di stasera, quindi immaginatevi come erano gli altri. Allora, il secondo gioco invece di questa sera, sempre del 1991, questo è un gioco che era veramente super famoso negli Stati Uniti, da noi un po' meno famoso, perché comunque le Ninja Turtles da noi erano famose, ma non così famose come negli Stati Uniti. Non se lo ricordano tutti, però questo è un grande classico, si giocava in 4, è stato uno faceva ancora parte, diciamo, della grande ondata dei beat 'em up a scorrimento orizzontale. Ecco, l'altra cosa che avevano chiaramente i giochi da sala giochi in quegli anni era anche la possibilità, molti certi, di giocare in 4, che era una cosa che invece a casa non era così facile fare sulle console. E ce l'avevi i soldi per 4 controller? Sì, più l'adattatore spesso. Chi sta giocando? Io. Gioca per noi Bacco? Chi sei? Chi hai scelto? Bacco, un grande amante dei Teenage Mutant Ninja Turtles. Beh, vediamo se vi ricordate chi era quello con le spade e cose blu. Le katane. Questo qui. L'hai scelto te, Bacco. Non hai guardato. C'era scritto. Raffaello. Raffaello è scritto sul cabinato. No, è Picasso questo. Allora. Era, sì, scorrimento così. Oh, è grandi effettoni, eh. A me questa grafica non piaceva molto, devo essere sincero. È un po' tanto, diciamo, sì. Cioè, guarda il pavimento, diamine. Sì. Il pavimento è in guarda, però. C'è la tartaruga verde sul pavimento verde. Prepare to die! Inizia ad ascoltare. No, ma chi è male? Ascolta, ma muori, cara. Bellissimo. Il gioco fa cagare. È brutto, dai, diciamocelo.
No, in verità non è brutto. Il 4 è divertente. Comunque andiamo avanti, direi. Sì, tirato, No, l'abbiamo fatto vedere. Il prossimo è Mortal Kombat, mica cazzi. Una merda. Guarda che zoom, Allora, 1992 invece, continuiamo il nostro viaggio negli anni 90, Mortal Kombat, un super classico, come tanti altri classici che vedremo questa sera, però Mortal Kombat. Ciao proprio. Ciao Mortal Kombat, ciao. Allora, chi gioca Mortal Kombat? Io. Vai, questo rando è tuo. Gioca per noi Rando. A me piaceva lui. Contro Sub-Zero, primo match. Io l'ho rinata. Raiden. Ricordiamo che questo fu il primo gioco fatto praticamente utilizzando frame fotografici, fotografici, sprite fotografici. Ah, poi c'era la mitica fatality che non stai facendo. Quella che cartone. Raiden win. Liu Kang. Sono forte anch'io, a Mortal Kombat. Quando uno è bravo, Liu Kang. C'è Sonia. Liu Kang. Allora, arriviamo nel 1993 con qui sì che gli ho lasciato tantissimi gettoni, NBA Jam, tanta roba, tantissima roba, super bello. Anche qui si poteva giocare in 4, stesso discorso, e questo sfruttava appieno la possibilità di giocare in 4, quindi ognuno era volendo un giocatore. Gioca per noi Mattia. Oh, Mattia. In your face, Mattia. E su questo andiamo a chiudere la bellissima performance. Andiamo. Allora, 1994 invece siamo arrivati già a un altro super mega classico totale, Tekken. E vediamo in basso credito 0 di 2. Esatto, perché è uno dei primi giochi che... Due gitoni per giocare a Tekken. Uno dei primi giochi in 3D. Mattia, tu che sei stato ad Angkor Wat, hai visto combattere? Sembra di essere lì, Da qui insomma il character design, tanta roba Tekken, No, cioè, bellissimo. Qui non abbiamo più lo sprite. Guarda Kingo. Qui abbiamo veramente. Questo è un 3D totale con texture. Bellissimo. Ah, oh, drink. C'era per drink. C'è Paul che dava quel. Beh, sicuro. Paul dava dei pugnazzi. Dei pugnazzi. Non da poco. C'è i pugni e le mani, Paul. I pugni e le mani. Sì. Era figo. Ah, poi c'erano le prese, bellissimo. Ribadiamo, anni 90 fighting game, tantissimi ne uscirono, perché anche qui chiaramente poteva sfruttare la potenza ancora dell'arcade rispetto alle console casalinghe. Allora completiamo diciamo i primi 5 anni degli anni 90 con un altro grandissimo classico, chiaramente anche questo super famoso all'epoca, poi ai giorni nostri si è un po' perso, forse è tornato da poco una nuova edizione, vero? Comunque Killer Instinct 1994, grande titolo, Midway, e chiaramente qui invece che essere in 3D ancora utilizzavano questa tecnica mista. Vai di fulgore. Ok, sei forte anche te, ma funziona. Che fatti in faccia così? Ci sei, Marco, ci sei. Funziona come un gioco. C'è il sudore nel pollice. Siamo fortissimi, Killer Instinct. Dai, l'avete visto, ragazzi.
42 N-E-R-D.